come gobbo sul genitore. Corsaro. Corsaro è presente. Marchese. Matteo Marchese. Io l'avevo visto, sì. Ecco. Tenerello. La Spina. Assente. Abbadessa. Arena Antonino. Arena Antonino. Vitrano. Adornetto. Assente. Furia. Assente. Zanghi. Assente. Ah sì, Presebao, ti ho firmato. Scusami. Arena Fabio. Lupo. Rapisarda. Assente. Pestoni. Presente. Falà. Scaletta. Marino. Ceglie. Vittorio. Assente. Di Stefano. Santo Nocito. Assente. Consoli. Caruso. Assente. Puglisi. Con 17 presenti, la saluta è aperta. Buonasera a tutti i consiglieri, buonasera segretario, buonasera assessori, buonasera al pubblico presente e il corpo della Polizia Municipale che invito a sedervi, grazie. E cominciamo, devo dare, sì, gli scrutatori, stasera Zanghi, Consoli e Arena. Fabio. Arena Fabio, scusa. Prima di iniziare con l'ordine, col primo ordine del giorno, il nostro collega consigliere Scaletta deve dare una comunicazione. Do la parola a Scaletta. Grazie Presidente, grazie a tutti, saluto i miei amici colleghi, assessore e pubblico. Con la presente comunico che dalla data odierna. Ah, avete sistemato? Ah sì, va bene. Ok, dalla data odierna lascio la mia adesione alla lista Unione Civica per Mister Bianco Santa Paola e aderisco al movimento politico Noi con Salvini, Sicilia. Grazie. Grazie consigliere, in bocca al lupo. Ok. Noi con Salvini. Lascia Mister Bianco, Unione Civica. Unione Civica, guardi, qui c'è direttamente. E lo può guardare da qua. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è la dichiarazione di inesistenza di pubblico interesse per l'immobile sito in via Brusa. Prego, Tenerello. Sì, Presidente, prima di iniziare con l'ordine del giorno, volevo chiedere 10 minuti di sospensione per accordarmi con la maggioranza. Siete tutti d'accordo? C'è qualcuno? Va bene, accordati, 10 minuti esatti. Senza fare questa. Marchese, non c'è. Marchese? Si stanno ricambiando. No, basta che per. So, va bene, 60. Ok. 30 per 2, forse volevi dire. Corsaro presente. Marchese presente. Tenerello. La Spina assente, Abbadessa, Arena Antonino, Vitrano, Adornetto, assente, Furia, assente, Zanghi, Arena Fabio, Lupo, Rapisarda, assente, Pestoni, presente, Falà, Scaletta, Marino, Ceglie, Vittorio, assente, Di Stefano, Santo Nocito, assente, Consoli, Caruso, assente, Puglisi. Quanti presenti sono? È calato il numero, dovrebbero essere 16.
16 presenti e 8 assenti. Possiamo proseguire. Allora, io vi ricordo che la dichiarazione di resistenza di pubblico interesse per l'immobile via Bruce numero 3 in catasto foglio 19, particella 606, sub 6 e 7. Sì, com'è via Bruce Subine? Bruce, come si chiama? Bruce Sabin? Io non la so, questa non la conosco. Via Bruce Sabin. Allora, invito la Polizia Municipale a sedersi, grazie. Via Bruce Sabin. Sì, sì. Comandante? La invito, sì. Allora, ci sono dichiarazioni di voto? Comandante, lei vuole dire qualcosa? Magari c'è qualcuno che era assente, quindi se può riassumerci, per favore. Come è stato già detto, ma comunque a beneficio di chi era assente, siamo a una fase conclusiva della parte amministrativa inerente agli abusi edilizi. Abbiamo la parte giudiziaria, che viene fatta tramite i processi penali, e abbiamo la parte amministrativa. La parte amministrativa tende alla demolizione degli immobili, così come la parte giudiziaria tende alla demolizione degli immobili, chiaramente, che non possono essere sanati per le varie condizioni che non permettono il rilascio della concessione. Alla demolizione deve provvedere chi ha commesso l'abuso. Pertanto viene fatta un'ordinanza di demolizione che, nel caso non venga ottemperata, stiamo parlando della parte amministrativa, si procede all'acquisizione del bene. Acquisito il bene, dovrebbe, nella via ordinaria, procedersi alla demolizione dell'immobile. Tuttavia la legge dice che in casi in cui il Consiglio Comunale abbia intravede in quell'immobile una possibilità di utilizzo, il Consiglio Comunale lo può mantenere in vita. Chiaramente si tratta di strutture che permettono questo tipo di utilizzo della struttura e dell'immobile. E voi sapete che, dove è stato possibile, i nostri tecnici hanno sempre dato parere per un utilizzo dell'immobile. Non in questo caso, in cui il parere dei tecnici è stato quello che per il tipo di struttura che è, non è possibile recuperarlo per un utilizzo. Questo è quanto. La ringrazio. Procediamo con la votazione. C'è qualche dichiarazione di voto prima? No. Corsaro? È assente. Marchese? Sì. Tenerello? La Spina è assente. Abbadessa? Sì. Arena Antonino? Sì. Vitrano? Adornetto è assente. Furia è assente. Zanghi assente. Arena Fabio? Sì. Lupo? Sì. Rapisarda è assente. Pestoni? Sì. Falà? Sì. Scaletti assente. Marino? Sì. Celli è assente. Sì, Celli assente. Vittorio assente. Di Stefano assente. Sant'Onocito assente. Consoli. Caruso assente. E Puglisi assente. Quindi con 11 presenti e 11 favorevoli, all'unanimità viene approvata la proposta di delibera.
Grazie, grazie comandante, buona serata. Possiamo, bene, sì. Buonasera a tutti. Poco fa ci siamo riuniti in maggioranza perché avevamo alcune cose da chiarire. È emerso che sul punto all'ordine del giorno successivo che riguarda la consulta giovanile sono emersi dei dubbi che qualcuno in maggioranza vorrebbe approfondire. Per questa ragione abbiamo deciso di non trattare questo punto e porlo al prossimo consiglio utile. Però, appunto perché è anche successo questo, la maggioranza tutta compatta stasera ha deciso di rinunciare al gettone di presenza. Bene. D'accordo. Grazie consigliere Vitrano. Sì. A questo punto ci uniamo, mi unisco anch'io, ma comunque ci uniamo anche noi alla rinuncia al gettone di presenza, quindi che venga messo a verbale. Grazie, grazie di Stefano. Prego Tenerello. Sì. Presidente, non volevo intervenire sulla questione, però visto che si è aperto questo piccolo dibattito, intervengo e dico la mia. Poco fa abbiamo chiesto la sospensione non solo per capire se rinviare o trattare il punto, ma anche per parlare, e non è la prima volta insieme ai miei colleghi che parliamo del punto che abbiamo appena votato. Abbiamo visto tutti che è stato più volte rinviato perché comunque era una delibera, un punto abbastanza delicato, e chiaramente chi più chi meno voleva capire bene cosa votava, e visto che ognuno di noi è stato eletto consigliere comunale, assumersi le proprie responsabilità e votare la delibera. Dico, io sono, faccio questo piccolo intervento, non sono abituato a farlo, ma ci tengo a farlo perché c'è una parte politica, non voglio fare nomi, ognuno è causa dei suoi mali, che critica spesso e dice che i consiglieri comunali non si prendono responsabilità, che vengono lì solo per prendersi il gettone. Dico, il gettone per me è una cosa relativa, ognuno di noi prende qualcosa di irrisorio, alcuni arrivano forse a 300 euro al mese, non penso che 300 euro al mese siano stipendi, alcuni neanche questo. Mi fa specie però che quelli stessi che chiedono questo, quando c'è da assumersi le responsabilità, escono, però poi sono bravi a criticare invece chi resta in aula e vota le delibere importanti. Io credo che un consigliere comunale debba sempre restare in aula e votare le delibere, e non votarle quando conviene e quando non conviene. Grazie. Grazie consigliere Tenerello. Dobbiamo votare per il rinvio. Allora, votiamo per il rinvio. Corsaro è favorevole al rinvio? Marchese? Tenerello? La Spina assente, Abbadessa è assente, Arena Antonino? Sì. Vitrano l'ha proposto, quindi sì. Adornetto è assente, Furia è assente, Zanghi? Favorevole, non è convinto. Arena Fabio? Lupo? Rapisardi è assente, io sono favorevole. Falà? Scaletta è assente, Marino? Ceglie? Favorevole. Vittorio Giuseppe è assente, Di Stefano? Contrario. Sant'Onocito è assente, Consoli? Caruso è assente, Puglisi? Contrario. Però viene rinviato. Viene. Pertanto viene rinviata a data da destinarsi. Il consiglio è sciolto. Buona serata a tutti.